Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il decreto legge che esaminiamo oggi in quest'Aula non è semplicemente una proroga di obbligo burocratico. Il provvedimento, infatti, pur inviando al 1 gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante, non soltanto ha un fine di uniformare il commercio di questo comparto a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati, ma soprattutto vuole evitare un impatto negativo sulla competitività delle imprese che gestiscono gli impianti di rifornimento carburante. L'obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018, anticipando l'obbligo per il settore dei carburanti di autotrazione rispetto al più generale obbligo che scatterà nel 2019. Le numerose e complesse implicazioni che derivano dall'applicazione della suddetta legge, unite allo stato delle reti dei punti di vendita italiana, estremamente diversificata e frammentata, rischiavano di avere un negativo impatto sulla competitività delle imprese che gestiscono gli impianti di rifornimento carburante. Il legislatore si è trovato quindi di fronte alla scelta di mantenere l'obbligo di fatturazione elettronica e venire incontro alle esigenze del comparto. Da un lato, la fatturazione elettronica è ritenuta uno strumento di lotta all'evasione. La fattura elettronica, oltre a prevedere un quadro normativo e tecnologico adeguato ed unificato atto a gestire il sistema di fatturazione e controllo fiscale, genera risparmio, aumenta efficienza dei controlli all'evasione, crea minori costi per stampa, spedizioni e completa un'automazione di integrazione dei processi tra le parti. Crea minori rischi di falsi e duplicazione, determina una riconciliazione automatica dei dati, determina una riduzione nei tempi e nei pagamenti, determina tracciabilità e controllo frodi IVA, determina riduzione impiego, stampa e imbustamento, determina riduzione costo archivio cartaceo, tempo, strutture, organizzazioni migliori ed adeguamento al piano Industria 4.0. Se da un lato quindi la fatturazione è ritenuta uno strumento di lotta all'evasione, all'esigenza di lotta all'evasione si contrappone però quella di un settore, quello che si sporca le mani, e quello delle piccole e medie imprese, non ancora pronto alla recezione dei nuovi obblighi. Il mercato della distribuzione di carburanti ha un ruolo strategico per l'economia del Paese, vale circa 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo ed ingloba circa 80.000 lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso 22.000 impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizi autostradali. Si rendeva dunque doveroso intervenire al fine di dare la possibilità agli operatori del settore di avere il giusto tempo per potersi adeguare. Una scomoda verità però è che gli strumenti di digitalizzazione che accompagnano la fatturazione elettronica non sono totalmente adeguati e compresi, e sarebbe interessante capire il perché. Perché in 10 anni pochi investimenti culturali e materiali proprio a favore di chi si sporca le mani? Altri interessi? Altri investimenti? Ma non lo sapevate? Noi perciò siamo obbligati a recuperare il tempo perduto e lo faremo lasciandoci alle spalle commenti e sorrisi ipocriti. Grazie.